keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really gave up on breaking out. Professore, io quando la vedo con il suo quadernetto un po' mi preoccupo, una specie di enciclopedia dell'arte moderna e contemporanea. Cosa ci riserva oggi il suo menù? Ma no, è un quadernetto di appunti e di emozioni. Ecco, e oggi ci soffermiamo su Renoir, un pittore molto amato, riconosciuto, con una percezione diretta, anche emotiva. Come in questo quadro. Come in questo quadro di cui diremo. Il nome di Renoir viene in prima istanza associato all'impressionismo, ed è vero, l'impressionismo nel senso di legame con i pittori, con le vicende impressioniste. Quindi più o meno in che periodo ci colleghiamo? Lui è nato nel 1841, poi supera l'impressionismo dopo il 1880. La vicenda impressionista è legata alla poetica di, Renoir, è la vibrazione, il colore, la sensazione, l'ascito sensitivo e soprattutto quell'istante tematico fuori dall'eterno. Però la biografia di Renoir è più complessa, più oscillante, tende a superare l'impressionismo proprio perché in Renoir c'è anche un bisogno, un desiderio di recuperare la pittura in figura. Ma partiamo dalle sue radici impressionistiche, proviamo a entrare in uno dei suoi quadri dei primi tempi. Ecco, questo era un soggetto caro a Renoir. Sì, i soggetti, come dici giustamente Alessandro, cari a Renoir nell'epoca dell'impressionismo, sono appunto la Senna, i fiori, i giardini, i canottieri, i balli, le danze. È il mondo dell'impressionismo. Sempre con il tipico gioco sulla luce, sulla luce, sulla sensitività, sull'istante temporale. In Renoir però c'è questo bisogno di superare l'impressionismo perché tende anche a un recupero classico. Amava Tiziano, amava Raffaello. Una battuta di Renoir è: l'arte si impara nei musei. Ecco, uscire dal motivo, il motivo dell'impressionismo, e ritrovare il museo. Questo è un aspetto importante che porta a capire il periodo, tutto il periodo di Renoir legato alla figura femminile, al nudo, la figura sul prato, la figura sull'erba, la figura con gli strumenti musicali. Quindi, se capisco bene, lui prende le sue radici da impressionista e cerca di adattarle alla ricerca sulla figura umana. Proprio così, li porta sulla figura umana. E che cosa scopre? Beh, perché nella figura umana, il Renoir, che è un tema direi eterno della figura femminile, però il Renoir c'è la voluttà, la grazia. Per esempio questi capelli rossi. Il tremore. Ecco, per i capelli, c'è i capelli rossi, un quadro stupendo qui, vorrei richiamare un episodio raccontato dal biografo di Giacometti, Jim Slohr. Giacometti diceva al suo biografo di non amare i capelli nel volto femminile, perché i capelli sono una menzogna. I capelli sono una menzogna. È chiaro che Giacometti tendeva lo sguardo all'indecifrabile, all'indicibile, autore novecentesco. Ecco, come dicevi Alessandro, invece in questi quadri, i capelli, in tutte le figure femminili, i capelli sono la frase infinita del desiderio,
della voluttà. La donna diventa quasi una sirena. Della voluttà, la frase infinita, il mistero, sempre i capelli. E l'ultimo, direi, è proprio importante, citerei tanto, direi, sottolinearlo, c'è un libro del figlio, Jean Renoir, regista coltissimo, Jean Renoir, Renoir mio padre, dove tutto questo volume, stupendo oltretutto, viene riassunto in una frase del padre, che era il pittore. Renoir diceva: non esistono i poveri in pittura, non esistono i poveri che in pittura. Che significa questa frase? Perché secondo Renoir in pittura tutto si privilegia, tutto diventa misterioso, anche un giardino di periferia. Ecco, è l'insegnamento del padre che ha lasciato al regista Renoir, significativo di tutta la poetica, la sensibilità di Renoir. Teniamo anche presente quest'ultimo aspetto anche biografico, che negli ultimi anni Renoir era malato di artrite e quindi dipingeva in carrozzella e quindi aveva le mani legate al pennello. In questo atteggiamento, in questa esistenza così malata, il tema della figura femminile diventa più struggente, perché diventa sempre più un addio e un congedo. Quindi pieno di malinconia. Allora, se posso riassumere, cosa ci porti? Mi è piaciuta molto questa frase, che non ci sono poveri in pittura. Noi dovremmo imparare a essere un po' così, cioè andare in giro per la strada e sapere scoprire il mistero che c'è dietro proprio ogni cosa. Così. Forse Renoir ci regala questo. Proprio così, anche un giardino di periferia, anche un volto, una capigliatura. Le modelle di Renoir sono toccanti. Toccanti perché lui aveva questa delicatezza misteriosa. L'ultima modella diventerà la moglie del regista, del figlio regista. E allora, se li troviamo, proviamo a stare un po' più attenti ai giardini di periferia. You light the skies up above me. A star so bright, you blind me. Yeah, don't close.